già da anni. Ora cosa è successo? Qui Lamborghini ha detto, ma se io creo una macchina, cioè non creo un'altra, perché questa qui è una macchina che in realtà esiste anche di serie, però diciamo che lui cosa ha fatto? Ci ha fatto tutto un allestimento, ha ripreso, l'ha riprogettata tutta e l'ha allestita proprio per fare questa tipologia di servizio qui. Con questo vano refrigerato, che si inserisce e alla fine l'ha donata, per cui è stato un regalo che ha fatto, cioè lo Stato italiano qui non ha speso un soldo. Lo Stato italiano deve investire zero, ormai sappiamo come. Lamborghini ha fatto la pensata di dire io mi faccio di felicità, loro fanno un servizio di utilità pubblica, per cui loro sono contenti, io sono contento. E ce ne ha regalate due, neanche una, due. Una che rimane, diciamo, a sede a Bologna, una che ha sede a Roma. Per cui il suo servizio per cui nasce e per cui viene utilizzato è il trasporto organi. Poi ovviamente Lamborghini è un'eccellenza italiana. Noi con la polizia abbiamo il piacere di fare un altro esempio l'anno scorso, qua c'erano i colleghi della scientifica, come esempio ci sono i colleghi dei sinodi che fanno vedere quando ci sono questi problemi. Noi ma guarda che non sapevano che fare una macchina trasporta di organi, perché adesso tutto il mondo si usa e... Ma dipende, però guardi che certi organi in aereo, per cui per forza deve essere fatti su strada i certi organi, perché la quota... L'altezza. Anch'io pensavo come lei prima di cominciare a fare questo tipo di servizio qui. Dicevo, ma perché usano le macchine che si fa tanto?